tantissimi ragazzi, tantissimi giovani al job meeting. Che impressione ti ha fatto? È molto bello, sembra di tornare indietro nel tempo, perché mi ricordo anche quando venivo qui alla fiera, insomma, quando c'erano delle manifestazioni simili, era bello sia perché c'era la possibilità di incontrare tanti personaggi, tanti esempi, ma anche perché ci sono tanti ragazzi, ragazze, insomma, ci si guarda intorno, quindi è bello vedere l'entusiasmo che hanno. C'è una sezione, si chiama Io ce l'ho fatta. Sì, io non ce l'ho fatta, io ci sto provando ancora, sono all'inizio del mio percorso e sicuramente rispetto a quando avevo 17-18 anni sono migliorato probabilmente, quindi continuerò, insomma, la strada, so dove voglio andare e speriamo di riuscirci. Oggi incontrerai i ragazzi che sono qua appunto per cercare di capire, insomma, che cosa vogliono fare del loro futuro. Come inizierai? Che cosa gli dirai? Non ho idea, in realtà non mi piace prepararmi i discorsi, insomma, troppo formali. Cerco di essere il più sincero possibile e probabilmente questo è il consiglio che do anche a loro: essere onesti con se stessi e cercare di ascoltarsi, capire qual è la loro passione e seguirla, se proprio, insomma, vengono mossi da una passione reale, andare dritti verso l'obiettivo senza arrendersi. Sei reduce dal successo del film di Zucca, che sta andando benissimo. Sì, no, reduce sembra che sono uscito dalla guerra. No, no, sì, sta continuando, ormai quel film va da solo. L'uomo che comprò la luna ci ha dato grandissime soddisfazioni a livello internazionale, letteralmente mondiale, perché l'abbiamo presentato dalla Corea del Sud all'Argentina, Messico, insomma in tutta l'Europa, e devo dire che la gente ha apprezzato ovunque, quindi meglio di così.